però è giusto un accenno, perché anche nonostante tavole imbandite, insomma, delle più incredibili le cornie, bisogna sempre mantenere, no, un certo tono. Diciamo sempre stare in un certo tono. E vi dico anche questo, che per me un ingrediente da aggiungere, diciamo, agli obbligati delle feste sono i salumi italiani. Quindi, non so, il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, la coppa, la pancetta, che io ho usato come farcia per riempire i cannoli siciliani e i bignè. Perché nel dolce c'è sempre qualcosa di salato, lo insegna la pasticceria, e nel salato c'è anche sempre qualcosa di dolce, se si vuole mettere a proprio agio i propri ospiti. Perché il Galateo dice, dobbiamo sempre mettere a proprio agio chiunque. Quindi un buffet di soli dolci non andrebbe bene, ci vuole anche di strizzare io l'occhio al salato. A mio agio col pan giallo, per esempio, vero Marta? Nico. Io sto cercando di finire questo cannolo dove c'è la farcia di ricotta, cannolo salato, con la coppa dentro, e c'è una sorta di grana di mandorle che ho messo qua per farvi vedere, che serve per dare la croccantezza ulteriore anche alla farcitura. Che bontà. La stessa cosa con un formaggio cremoso, l'ho fatto all'interno del bignè. Bignè, prosciutto cotto e formaggio cremoso. Queste contaminazioni tra salato e dolce, no? Che poi portano a questa meraviglia del cannolo salato, sono, diciamo, una questione che riguarda i tempi più moderni o si è sempre fatto? Chissà. No, è una cosa che si è sempre fatta. Adesso nella, chiaramente sì, in chiave più moderna ci sono tante reinterpretazioni anche di dolci. Il macaron, per esempio, è un dolce che viene reinterpretato. Il macaron è italiano o francese? Italiano. Ah, italiano! Allora, rivendichiamo l'italianità del macaron. Tale, sì. La mattina di Natale che si mangia? Mattina di Natale a casa mia si mangiano i dolci triestini, ti dicevo. Vabbè, quello impronunciabile di prima. Quando sono in Toscana, perché sono toscano, inzuppo, anche se il bon ton direbbe andateci con moderazione, ma dentro casa e a telecamera spenta si fa, il pandoro nel caffè latte. Ecco. Senti, ma siccome prima di arrivare al giorno di Natale ci saranno feste, i cosiddetti Christmas party, no? Che si fanno con gli amici. Che sono quelli che si chiamano anche Natalino, ovvero il Natale con chi vuoi, che precede dall'8 dicembre in avanti, perfino anche dopo Natale, la festa ufficiale che si fa in genere con la famiglia. Quindi sono le feste dove ci si incontra un po' a tutte le ore del giorno per scambiarsi gli auguri senza trovarsi stipati agli ultimissimi giorni. Si fa un piccolo buffet in casa, è rigorosamente in piedi, si mette insieme dolce e salato. Nel mio caso vi raccontavo i salumi italiani con le cose dolci, diciamo, tra virgolette. Anche questo nasce da un recupero. Non avevo il pane, un giorno ho detto, ma perché non riempire? Ce ne avevo in più alcuni cannoli e mi sono inventato questa ricetta. Si possono riciclare le cose per fare delle ricette buone anche sotto il natalino. Serviamo anche panettone e pandoro, no? Sì, assolutamente sì. Io col pandoro riciclato, per esempio, faccio il tiramisù. Quando non ho più voglia di pandoro. Hai voglia da qui a Natale a parlare di mangiare e di dolci. Ci dobbiamo fermare. Grazie Nicola Santini. Grazie a voi. Grazie Alex, grazie alla nostra Marta. Marta Boccanera.